Parker? La signora Barker? Sì, tutto risolto. Di che si trattava esattamente? Oh, non era niente di importante. Uff, come si è fatto tardi. Ho 1000 appuntamenti oggi. Possiamo parlarne dopo? Certamente. Quando va a te, cara? A proposito, mi serve il libretto d'assegni, se non ti dispiace. Pensa un po', Sam, quanto ti potrai divertire con il resto dei miei assegni alla fine del mese. Chissà cosa riuscirei a scoprire. Bene, ciao. Papà. Che diavolo succede oggi in questo ristorante? Nessuno ha il tavolo che gli spetta. Ma che ne so, non sono mica il metri. E la nuova cameriera, guarda, è seduta al tuo tavolo con la tua assistente. Mirna, sarà una svista del proprietario, non te la prendere per così poco. Ah, oh, già. Il signor Zed Diamond, l'uomo del mistero. Lascia stare Zed Diamond e torniamo al tuo viaggio in Svizzera. Beh, come ti dicevo in macchina, a meno che non caschi il mondo, metterò Frank e Amy Bark su un aereo per Zurigo la settimana prossima. E io dovrò sborsare i $50,000 che vuoi prestare loro. Che io ti restituirò con gli interessi. Ricordati, Mirna, lo voglio per iscritto. Non ci sono difficoltà. Avrai il liquido oggi, come d'accordo. Hai altri affari da propormi? Nulla al momento. Ah, se ti interessa, Frank mi ha detto chi ha comprato la casina sul lago. Una certa Hope Corporation. Hope? Sì, perché? Può darsi che sia soltanto una coincidenza. Però la società che ha comprato questo ristorante è la Great Table. Il Great Table è il nome di un gigantesco diamante. E tu certamente sai che anche Hope è un diamante. E qui? Abbiamo il signor Zed Diamond, che vuol dire diamante. Proprio così. Sì, sono un po' troppe queste coincidenze. Sinceramente, Mirna cara, cominciavo quasi ad avere paura che tu non fossi più la mia migliore amica. Ma che cosa ti salta in mente? Non ti sei fatta vedere molto spesso in questo periodo? Sì, hai ragione, sono stata occupatissima. Oh, certo, certo, perdonami. Vivo prigioniera da tanto tempo in queste stanze che dimentico la vita intensa che conduci tu. Ma avevo paura che le nostre recenti piccole divergenze avessero a che fare con questa tua prolungata assenza. Oh, non essere sciocca. Non ricordo nemmeno perché abbiamo litigato e spero che anche tu l'abbia scordato. In quanto alla mia vita intensa, sto pensando di fare un viaggio in Europa. Davvero? E come mai? Ho bisogno di una vacanza, ecco come mai. Vuoi andare in Europa in questo periodo? Perché non vai, non so, alle Bahamas, alle Hawaii? Perché mi piace di più l'Europa. Oh, a me non la racconti, Mirna. Non è il periodo per andare a sciare. E comunque a te sciare non piace. Per le sfilate di moda se ne parla l'anno prossimo. Il tempo è orribile. Perché dunque vorresti andare in Europa? Viene anche Sam? No. Lo sai com'è Sam. Abbandona il suo lavoro solo se casca il mondo. E poi si annoierebbe a morte se venisse con me. Beh, visto che non sei in grado di darmi delle ragioni plausibili, devo dedurne che vuoi punire quel poveretto. Non dire stupidaggini. Vuoi punire Sam per la faccenda di Moon Lake e per la figlia illegittima, non è così? Per carità, Paola, quante volte devo ripeterti che quella faccenda era solo un'assurdità? E che ho interrotto le ricerche perché le tracce di quell'uomo si perdevano nel nulla. Quante volte devi ripetermelo? Oh, finché sarò tanto sciocca da crederti. Sei veramente cattiva con me, Paola. Io vengo a trovarti con le migliori intenzioni e devo aggiungere, malgrado tutto quello che ho da fare, e tu invece vuoi solo offendermi. Lo sai? Mi sembra che tu stia diventando sempre più, direi, insopportabile da quando è morta la signora Mills. Sciocchezze. Beh, evidentemente la tua governante serviva da bersaglio ai tuoi sfoghi e a un certo punto deve averne avuto abbastanza. È stato per questo che è scappata, poveretta. Sei venuta per torturarmi, Mirna? Oh, no, ci mancherebbe altro. In realtà ero venuta a chiederti di rimandare la festa al mio ritorno dall'Europa. Voglio esserci. Quando parti, esattamente? Beh, non lo so ancora bene. Allora parti dopo la festa. Ma cara, non posso aspettare. Allora tanto. Torna prima della festa. No, Paola. Hai altro da dirmi? Sì, volevo chiederti se desideravi qualcosa dall'Europa. Oh, Mirna, sei la solita vecchia volpe. Oh, bella, e perché? Con tutte queste moine, cosa speri di fare? Di addolcirmi?
Hai paura che cambi idea e non ti inviti al ricevimento di Marques Lon dopo l'ultima litigata che abbiamo fatto? Facciamo finta di non aver sentito. Allora, ti devo portare qualcosa o no? Ecco, a pensarci bene, mi potresti portare un abito sera. Vediamo un po', blu notte, con una gonna lunga, morbida e ricca. Stai dicendo sul serio? Ma certamente. Ah, è un modo come un altro per dirmi che intendi fare il tuo gran rientro nel mondo in occasione della festa di Mark. Non so, non credo. Però il vestito lo vorrei ugualmente nel caso trovassi il coraggio di fare quello che dici tu. Coraggio? Non mi sembra il termine più giusto. A quanto ne so, scappi da questa stanza molto spesso. Sai che ti dico? Non ho nessuna intenzione di portare cosa che mi ingombrerà mezza valigia. Non hai la tua sarta? Chiedi a lei di cucirti qualcosa di chic invece di pretendere da me un abito d'alta moda. Mi ero illusa che volessi farmi davvero un favore, ma l'unica cosa che ti preme in questo momento è punire sempre la sua scappatella giovanile, vero? Fa pure, continua a tessere i tuoi miserabili imbrogli e felice viaggio in Europa! Sai, Paola, stai diventando sempre più pazza. Se fossi in te, mia cara, mi cercherei un altro psicanalista e al più presto.